E benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Buon Natale! Questo è il video speciale, chiamiamolo così, di Natale. Ed è un video speciale, ve lo spiego molto, molto, molto velocemente il perché. Perché siamo su questa pagina di GOG, goodoldgames.com, perché GOG mi ha mandato la chiave di Blade Runner. Costa pochissimo, costa veramente poco. Ragazzi, questo è un gioco che dovete assolutamente recuperare. È un gioco che dovete comprare e giocare. Questo gioco qui, a parte che, vabbè, c'è il 10% di sconto, ma è roba poca. Questo gioco qui è uscito nel 1997. Mio fratello andò al centro commerciale apposta per comprarlo originale nella scatola in DVD. Occupa un giga e due, occupa poco. Ed è uno dei miei giochi preferiti di sempre. Io l'ho giocato che avevo la tenera età di 22 anni e mi è rimasto nel cuore da sempre. Questo sarà un video lento, sarà un video sicuramente più lungo del normale. Ma sarà un video per me molto speciale perché questo è un gioco veramente speciale. Noi non scalfiremo neanche l'inizio di quello che è questo grandissimo capolavoro che adesso vado subito ad avviare. E però vi ricordo che potete comprarlo su gog.com. Io avvio il gioco e parte sulla SCAMVM, quindi quella sorta di emulatore che serve per giocare i giochi in i vecchi punta e clicca. Ovviamente non vi aspettate la super grafica perché è un gioco del 97, ma si tratta di un gioco che sicuramente mi farà avere un copyright strike, sicuro, perché comunque ci sono le musiche originali, c'è cioè il cast originale del film. Noi impersonificheremo, intanto leggetevi voi l'introduzione, impersonificheremo McCoy, che è un agente che caccia replicanti, e la storia di Blade Runner io spero che voi la sappiate, perché diciamo che chi non ha visto Blade Runner non merita di vivere? Posso dirla così, è un po' come chi non ha visto La Storia Infinita. Non meritate di vivere, raga. Mi dispiace, ma è la verità. Allora, io qui devo gestirmi un po' i volumi, però non voglio mettere il gioco basso. Voi lo dovete sentire, perché questo gioco è un'esperienza, questo gioco è bellissimo. Io spero che questa sorta di conversione, che conversione non è in realtà perché gira su una VM. Los Angeles, novembre 2019. Adesso capisco anche perché è stato rilasciato adesso, nel 2019. Questa è l'introduzione originale del film, eh. Ovviamente, se vedete in quattro terzi è perché i giochi si facevano in quattro terzi. Colonna sonora originale, che è quella che vi farà prendere lo strike sicuro al 100%. Mamma mia, ragazzi. Perché se io faccio Alt Tab, si blocca il gioco, però posso alzarvi velocemente e riprenderlo, ok? Vi alzo un po' l'audio, raga. Ne vado ora. Lucy, mia dolcezza. Ragazzi, Ho pulito la gabbia delle tigri e 1997. sistemato le Bene, scorte di doppiato in cibo. italiano. Beh, se è tutto a posto, vorrei andare a preparare la cena. Non hai dimenticato proprio niente, piccolina. Solo una piccola cosa. Mr. Ransiter, per favore. È stata una giornata molto dura, sai? Non voglio. Ma Lucy, credevo avessimo già chiarito la questione. Non dimenticare chi è che ti paga lo stipendio. Siamo chiusi, tornate domani. Un po' fuori sync. Aspetta, non ho ancora finito con te. Ve l'ho detto, siamo chiusi. Non siamo qui per comprare, ma per vendere. Non credo che abbiate nulla Peccato che che sia fuori possa sync. interessarmi. Questi L'audio. sono animali estremamente rari e soprattutto della migliore qualità. Che coincidenza, anch'io. Questo è il prezzo dell'umiltà. La E in prego, non. cos'altro potremmo interessarla oggi, signore? Forse qualche virtù. No, non i miei animali. La prego, non i miei animali. Sì, c'è anche Ma qualche problema dimmi di stuttering l'onore, del piccolo video. uomo, qual è il prezzo dell'onore?
Oh mio Dio, no! Quella tigre è l'esemplare più raro che si sia mai visto! Tigre brucia splendente nelle foreste della notte. Ai ai ai. BR-61661. Eccolo, McCoy! Codice 3, ripeto, codice 3. Stavo finendo le mie 12 ore di pattuglia quando ricevetti la chiamata. Un bel risveglio, visto che tutta l'azione che avevo vista era una nonna fuori di testa che si era messa a ballare per strada in sottoveste. Non so se sono le voci originali anche del film, ma potrebbe. Potrebbe. Mamma mia, guardate che meraviglia. Questi erano giochi, raga, mi dispiace. Non voglio fare il boomer della situazione, ma questi erano giochi. Io ve lo dico, questo è da recuperare. E me lo rigioco tutto. L'ultima volta che avevo avuto un 3 era stato quando una prostituta aveva vomitato sul tavolo di Brian e io ero stato messo a capo della squadra di pulizia. Era passato un anno e mezzo ed era ancora il lavoro più sporco che avessi mai visto. Dov'è il capitano Bryant? Oggi non sta bene. Si è procurato un bel avvelenamento da Ptomaine. Ha chiesto a me personalmente di mandare avanti la baracca. Guzza era uno di quei tizi vecchio stile che si erano fatti sulla strada. Aveva un modo di fare amichevole, ma era meglio non girargli le spalle a meno di non essere suo amico. Spero che ti sia goduto il tuo riposo, ragazzo. Perché è tempo di iniziare a fare sul serio. Alleluia. Non eccitarti troppo, tutti i Blade Runner sono fuori uso. Holden sta succhiando racina da una cannuccia. Gaff indaga sull'irruzione alla Tyrell. E Steele è altrove in incognito. Sembra che ci sia rimasto soltanto tu. La Tyrell col corpo una ragazza desiderata. Strage di animali al centro zoologico Ransiter. Forse si tratta di qualche schizzato, ma abbiamo ricevuto la chiamata. Il vecchio Ransiter ha perso qualcosa come 1 miliardo di cimie. 10-1 che non è per specialisti in replicanti. Hai qualcosa di meglio da fare? Un corso di cucina francese, magari? Vai nei bassi fondi, Smilzo. Credevo fossi in missione speciale. Non è stato speciale. Io vi sto facendo vedere tutta l'introduzione perché mi sembra giusto. Che è successo? 2 erano travestiti da tecnici fibroplastici giù da Kaiser. Mi sono vestita da infermiera, non avevano speranza. Ci credo, gli hai fatto la macchina? Cielo, no. C'è una bellissima cosa qui che si chiama magia. Ricorda bene, Smilzo. Se la sviluppi, davanti a te si apre una carriera meravigliosa. Ci sto lavorando. Che ti ha dato cosa per stanotte? Strage di animali da Ransiter. Strage di animali? Oh, quei lavori in pelle odiano tutto ciò che vive e respira veramente. E quel dannato Eldon Tyrell dovrebbero chiuderlo in una sacca per cadaveri e buttarlo nel cesso. Se non c'è lui, siamo senza lavoro. Penso ci siamo meritati una bella vacanza pagata extramondo. Puoi smetterla di guardarmi il culo adesso? Hai occhi anche dietro la testa. Devi solo chiedere, Smilzo. Ehi! I lavori in pelle sono i replicanti. I replicanti sono fondamentalmente dei robot che però hanno le sembianze completamente umane. La vendita di animali era un business prestigioso e redditizio, dal momento che la maggior parte degli animali era morta durante la guerra terrestre. Ce n'erano un mucchio di elettrici, alimentati da batterie ricaricabili, anche se nessun uomo con un minimo di dignità avrebbe mai posseduto queste imitazioni. Eccoci qua. Allora, vediamo i controlli. ESC, musica, effetti sonori parlato, scelte di conversazione, che vuol dire? Normale, scontroso, imprevedibile. Ok. Tanto salviamo, nuovo slot. E qua che cosa abbiamo? Non so cosa sia questa roba. Sono uscito dal gioco. Diciamo che non è stato proprio il massimo dell'intuitività, Però, vabbè. Allora, ecco così, chiudo. Vabbè. Nessuna foto, ok? Va bene, va bene. Io stavo vedendo più che altro se c'erano impostazioni per quanto riguardava il... non so, la risoluzione o cose del genere, effetti grafici o cose del genere. Graffi e macchie di vernice la dicevano lunga. A meno che la città non si fosse comprata un camion dei pompieri, nero come l'ebano, qualcuno avrebbe ricevuto una bella multa. Allora, vedete che la freccetta cambia colore
nel momento in cui c'è un'azione che possiamo fare. Con il tasto destro invece tiriamo fuori la pistola. Però ovviamente non mi sembra il caso di sparare a casaccio. Spariamo a questo? No, non lo posso fare, ok. Corriamo verso di lui. Non ci sono i sottotitoli però. Animali ammazzati e un'aggressione aggravata. Il negozio è stato vandalizzato. Dovresti vedere il cucciolo di tigre che avevano lì dentro. È una dannata tragedia. In che condizioni è il vecchio Ransiter? È in stato di shock. Gemeva e si lamentava del suo mondo che gli è crollato addosso. Ti sentiresti allo stesso modo se si trattasse dei tuoi animali? Quanti sospetti? Almeno due. C'erano impronte insanguinate su tutta la scena. Deve essere stata una vista deliziosa. Stavo notando che la grafica, vabbè, la grafica è quello che è, ragazzi, perché comunque stiamo parlando di una risoluzione bassissima di un gioco del 97. Ma l'audio... L'audio è ottimo. Trovato qualcosa? Una cromatura. La Madonna, si vedeva enorme. Macchina? No, penso sia di un cavallo. Mettila in un sacchetto e mettici l'etichetta. Penso sia di un cavallo, ma era battuta, spero. Eccolo, Ransiter. Stando alla distanza tra le impronte, dovevo cercare due uomini molto grossi. Uno trascinava il suo piede destro, il che indicava una probabile ferita o una malformazione fisica. L'altro okay. Si muoveva in modo più controllato. Perfino aggraziato, direi. Una bella coppia. Quindi uno era zoppo, o comunque aveva una gamba che veniva trascinata, e l'altro invece era... camminava normalmente, quasi aggraziato. Allora, qui credo che bisogna fare una foto della scena del crimine. Prima parliamo con lui. Dipartimento di polizia. Sono assolutamente sicuro che Lucy Devlin sia coinvolta in questo efferato crimine. È la ragazza che lavora per me. È lei responsabile? La trattavi di merda, tra l'altro. No, certo che no. Erano due uomini ed erano d'accordo con lei, ovviamente. Ovviamente. Che aspetto avevano? Erano grossi, facevano paura ed erano veramente cattivi. Tutti i miei animali. Dai, ha dei rischi di telecamera, telecamera? Che importa? Quegli assassini hanno distrutto anche quella. Mi era costata migliaia di cinien. Forse li ha ripresi prima che sparassero. Potrebbe anche aver ragione in proposito. Dai, dammi sta foto, dai. Posto disco, quello che cazzo vuoi. Dovrebbe essere il disco della scorsa Perfetto. Notte. Fantastico. Ok, il disco ce l'abbiamo. Ci sono altri elementi che posso... Strage di animali, cromatura, nessuna foto. Aspetta, devo capire come funziona. Allora, dove replicante, non replicante, filtri indizi, deposizione dello... Ah, ecco, qua va... No, ok. Impronte Stando di uno zoo. Alla distanza tra le impronte... Ok, questo, qua possiamo risentire tutto quello che... molto grossi. Ok, uno trascinava il suo piede destro, il che indicava una... Quindi noi possiamo sentire tutto quello che... Allora, abbiamo due sospetti decodificati, uno è zoppo e uno è normale. Normale nel senso cammina normalmente. Poi c'è Lucy. E noi possiamo vedere... Ah, ok, vedi? Strage di animali, questo è il sono i file del caso, insomma. Cromatura, deposizione impronte, impronte di un zoppo, intervista a Ransiter A, tracce di vernice, video di Ransiter. Ok, questa è la prova che noi abbiamo. Aspetta, aspetta, aspetta. Questo era che cos'è? La mia bambina. Database sospetti, indizi. Precedente, ok, quello che facciamo così. Strage di animali, Lucy. Non lo so, vabbè. Pensa ci sia qualcosa che stessero cercando? Prima ho pensato che volessero i soldi, ma non ne tengo in negozio. Poi ho pensato che volessero rubarmi gli animali, ma hanno iniziato a farli fuori. Potevano essere dei replicanti? Chi altri sarebbe capace di simili barbarie? Scusatemi. Ha mai fatto affari con i produttori di replicanti? Con la Tyrell Corporation? Non posso tollerare questa accusa! Era solo una domanda. Agente,
Lo scorso maggio ho venduto personalmente al governatore Colvick una Percheron Call. Mi sono recato a casa sua in tre diverse occasioni. Che se ne fottano? Do l'impressione di uno che tratta prodotti artificiali? Ah, perché gli animali suoi non erano replicanti, ma erano animali veri, insomma, ok. Mi dica di questa Lucy. Non c'è molto che possa aggiungere. Ha lavorato per me solamente per poco tempo. Ha circa 14 anni. Ah, minchia. I capelli rosa. Una tipa molto attraente. Come l'ha trovata? Minchia. Cioè, stai parlando di una 14enne, testa di cazzo. Da Ogilvis, nella zona di Northovest. È un commerciante molto rispettabile. Sì, sì. L'ha trattata bene? Bene. Quanto dovrebbe essere trattata ogni giovane puttanella? Ah. Aveva una scrivania o un posto dove lavorava? Era solita mangiare lì sopra. Un animale, praticamente. Sto stronzo. Ah, vedi, mo mi si è sbloccata questa parte qua. Guardate la transizione. Guardate che spettacolo, ragazzi. Cioè, voi dovete ricordarvi sempre di che cosa stiamo parlando, di che gioco stiamo parlando, di quando è uscito. Un cane giocattolo. Ok, abbiamo un cane giocattolo. Qui che cosa abbiamo? Un dolciume. Un dolciume, ok. Questo è cos'è? Lì a Chinatown. Ho mangiato lì anch'io. Un ristorante di Chinatown. Bellissima la parte di Chinatown, tra l'altro. Ok. Graffi e macchie di vernice la dicevano lunga. Aspetta, ma lì ci sono dei colpi, cos'è? Cos'è questo? No, nulla, ok. Ah, sempre che vado su di lui. Ok. Così preziosa. Era la mia bambina. Qua non c'è nulla da fare, penso. Vediamo se riesce a trovarmi quella lettera di Ogilvis. Sì, dovrebbe essere da queste parti. Solo un momento. La lettera non mi ricordo a cosa si riferisce. Però dammela, così la leggiamo, vediamo di che cosa si tratta. Dove vai? Ma che cosa fa? Tutto il giro fai? Rieccoci. Minchia. Stavo là, potevi venire da qui, strunz. Allora, lettera di presentazione. È venuta da me con una raccomandazione da Ogilvis, nella zona di Northovest. È un commerciante molto rispettabile. Ok, è la lettera di raccomandazione di Resti in zona. Potrei non avere ancora finito con lei. Sono rovinato. Ma vaffanculo, totalmente... sto deficiente. Non mi piace non quel tizio. Infatti. La mancanza di un qualsiasi furto. L'uccisione di animali. Quelli piccoli da soli valevano un bel po' di soldi sul mercato. Sembrava più un atto di vendetta. Giustamente, l'avrebbero rubati, insomma. Ma questo secchio l'ho controllato? Niente di lontanamente interessante. Okay. Ma diavolo, se avevo intenzione di ravanare nella spazzatura, le mie prospettive non erano poi così alte. Vediamo se ci dice qualcos'altro lui. Zero. Segni di combattimento all'interno. E arte astratta su tutti i muri e i soffitti. Okay. Non ho mai apprezzato l'arte. Ok. Credo che possiamo andarcene. E se andiamo a casa, vi faccio vedere la parte più figa di questo gioco. Bellissima. Ok. Possiamo andare a casa. Non so qual è la casa. Noi dove siamo? Potrebbe essere... Allora, questa era la centrale... Ah, ecco, ok. Stazione di polizia. Appartamento di McCoy. Animali da Ransiter. O Chinatown. Ok, potremmo... In teoria andare ad indagare a Chinatown prima di tornare qui. Però io prima voglio andare qui. Voglio andare a casa per due motivi. Il primo è che ho assolutamente bisogno di sentire l'ascensore. Io sono cresciuto con l'ascensore di Blade Runner. Voi direte che cazzo significa? Significa che ogni volta che voi prenderete l'ascensore parlerete con l'ascensore e l'ascensore vi correggerà il numero. Adesso ve lo faccio sentire. Per me è rimasto come un meme questa cosa qui. Numero di piano desiderato, per favore. Appartamenti. McCoy, 88F. 88, grazie. 88, grazie. E io sono cresciuto con questo 88, grazie, ragazzi. Sì, ci ho avuto un'infanzia strana. Vivevo insieme alla migliore ragazza che avessi mai visto. Cagnolino. Era piena di gioia, di vita e di amore. Mi era costata praticamente un anno di stipendio.
Ma ne era bassa la pena. Era bello avere vicino qualcuno quando si faceva un lavoro sporco come il mio. I contanti che mi sarei portato a casa per il ritiro li avrei spesi per trovarle un compagno. Allora, intanto io salverei. Nuovo slot. Va bene. E andiamo da lui. Nell'Esper. No, Esper è la marca. Analisi. Come si chiama questo coso? Trovate due immagini da esaltare. Oh, esaltiamo le immagini. Fotografia, vai. Da esaltare aggiunta al database KIA. Fantastico. Allora, scena, prendiamo l'immagine. Ransiter. Cioè, ragazzi, questo riprende fondamentalmente un qualcosa che era stato pensato negli anni 80, perché Blade Runner è dell'80 e qualcosa, e dell'85 se non sbaglio. E loro immaginavano queste super ultra tecnologie. Ricordiamoci che questa storia è ambientata nel 2019. Ci sono macchine volanti, grattacieli. E invece noi abbiamo il nuovo album di Gigi D'Alessio, insomma. Allora, possiamo decidere di ingrandire alcune parti. Con una tecnologia incredibile. All'aria familiare. Dammi una copia su carta di questo. Abbiamo già la foto del sospetto. Vediamo se riusciamo a prendere la targa. Perché è bello che la foto gira anche in 3D, capito? E la Madonna. Una targa di questa zona. Dammi una copia su carta di questo. Perfetto. Vediamo se riusciamo a catturare, a beccare qualche altro particolare interessante. No. Lui? Non credo che sia interessante. Ok, no. Credo che sia tutto. Come facciamo a tornare indietro? X? Ok. Scena del delitto, Ransiter. Perfetto. Allora, vediamo se c'è qualcosa che può essere interessante. Allora, questo è prima del delitto in realtà. Vediamo qui se c'è inquadrato qualcosa di interessante. No. Vabbè, questa è la tigre. Non credo che sia utile per... No, non è assolutamente utile per il caso. Vediamo se c'è qualcosa qui sopra. Tipo qui. Mi sembra che ci sia qualcosa in più qui rispetto a quello che abbiamo trovato, o sbaglio? Eh sì. Un menù di sushi di Aoi Lee. Dammi una copia su carta, okay, di questo. Quindi probabilmente Lucy è andata da Aoi Lee. Ecco perché poi abbiamo la possibilità di andare a Chinatown. Credo che sia tutto, a meno che non ci sia qualche riflesso o qualcosa da qualche parte che io non riesco a vedere, anche perché a questa risoluzione è un po' difficile. Ma mi sembra sinceramente di no. Madonna, è orrendo sto coso comunque. Ma posso spostarmi le freccette? No, devo fare a forza così. Ok. No, mi sembra di non vedere nulla di interessante. Non credo che ci sia Lucy ancora qui. Magari stava qui dietro. No, qua c'è sta il lama, c'è sta. Ok, non c'è. L'ultima cosa che vorrei vedere è qui, perché vedo una sorta di piccolo display e non vorrei che inquadra... è qualcosa che viene inquadrato o cose del genere. No. Mentre qui? No, lì c'è solo Opapaval. Aspetta, però non ho... l'unica cosa che non ho inquadrato è lui. Quindi direi che possiamo fare una prova, magari ci fa vedere che cosa stava facendo. No, ok. Penso che sia finito qui. Credo che sia finito qui. Questo è solo un riflesso. Ok, perfetto, possiamo chiudere. E non ci resta che andare a Chinatown. Però prima... Maggie, c'è una carezza qui, Maggie. Bella cucciolotta. Eccoti qui, bambina. È ora di cena.
Croccantino. Possiamo andare qui, che credo che sia il balcone o il bagno. No, questa è la stanza da letto. Non credo che ci sia nulla da fare qui. Vediamo se in bagno... No, ci facciamo la doccia. E poi c'è il famoso balcone, bellissimo, di Blade Runner, con la transizione in 3D e la musica di Vangelis. Ricordiamoci chi ha fatto la colonna sonora di questo film meraviglioso. Sia la musica, cioè sia la colonna sonora, sia il film. Ok, allora. Che bello avere i copyright strike per le musiche. Piano terra. Al piano terra ci possiamo andare? A che serve andare al piano terra? Non me lo ricordo. Non credo che si faccia nulla qui, non adesso. Ok, quindi c'è un piano terra. Numero probabilmente piano quando per succederà qualcosa. E noi dobbiamo andare su perché le macchine stanno su. Andiamo alla nostra macchina e dirigiamoci verso Chinatown. Io ricordo bene o male qualcosa che succede a Chinatown, eh. Che bellezza, ragazzi. Che bellezza. Ma poi i dettagli che ci hanno messo in sto gioco. Cioè, ricrea tantissimo l'atmosfera del film. Ma tantissimo. E nel film lui va a Chinatown. Il vero sushi era un lusso riservato solo all'elite, dal momento che la maggior parte della fauna marina era diventata radioattiva dopo la terza guerra terrestre. La gente comune doveva accontentarsi di mangiare il new sushi, soia mescolata con altri licheni dell'extramondo. Allora, possiamo ritornare indietro. Possiamo parlare con questo tizio. Ah no, questo sono io. Possiamo parlare con questo tizio. McCoy, polizia. Vorrei farle delle domande. Mi spiace, bello. Non ho proprio tempo. Devo mischiarne di più là dietro. Sembri un tipo furbo. Vuoi fare un po' di soldi? Dammi un mucchio di grana e avrai tutta la mia attenzione. Dipende da quant'è il valore dell'informazione. Sfortunatamente, caro mio, me ne devo andare. Questa cena era una bomba, vecchio mio. Ci becchiamo dopo. Io. Scusa, amico. Se ti sparo? Oh, non lo posso sparare, ok. Vabbè. Se è andato a fanculo, mi siedo io. No, ma io non voglio andarmene. Ah, io vado proprio nel... Ah, ok. Parliamo col tizio. Lui dice che sei un gran cuoco. Tu non tornare qui. Tu non tornare aria qui. Aria cattiva. Ci vorrà solo un minuto. Sto cercando una ragazza, 14 anni circa, con i capelli rosa. L'hai mai vista? Non la conosco. Resta da queste parti. Potrei volerti parlare dopo. Resta da queste parti. Potrei volerti parlare dopo. Non mi sconfinfera. A parte che schifo di cucina, ma non mi sconfinfera molto, eh. Allora, vediamo con chi altro possiamo parlare. Con lui no, con lui no. Col boss. Bellissima notte, non è vero? Quando affari prosperano, notte è sempre bella. Quanto affari prosperano? Cioè, i luoghi comuni proprio dei qui, cinesi. Non è vero? Può essere. Bacchette vengono da forniture del ristorante di Yoshi. Ah, gli ho dato le bacchette. Questo viene da qui, non è vero? Sì, signore. Tu fai favore, Aoi. Distribuisci in tutta la stazione di polizia. Da quanto quel cuoco lavora per te? Zuben? Solo un mese. Cuoco eccellente, fa tutti i tipi di new sushi. Cosa c'è di veramente fresco stanotte? Speciale fornitura di toro appena arrivata. Tengo un po' da parte per te e nessun altro. Pulito e buono. Sei un grande, Aoi. Vediamo dopo, quello lì. Ma posso andare nel vicolo qua? Resta da queste parti. Allora, io devo capire una cosa. Dopo.
Ma se io faccio ESC e faccio una conversazione scontroso, resta da queste parti. Cambia un cazzo, ok. Ok. Allora devo capire se si può andare nel vicolo. Io posso andare qua. Posso riparlare con lui. Ecco che mi sta a bloccare, eh. Ci vediamo dopo, Aui. Ok, ci vediamo dopo, Aui. McCoy, polizia. Ray McCoy, unità replicanti. Sì, non mi si inculano proprio. Ok, quindi io che cosa devo analizzare ancora? Allora, Lucy, involucro per bacchette cinesi, lettere di presentazione, menù di sushi, vista da Ransiter. Ah, ok, allora proviamo a riprendere un attimo la macchina. Quindi noi possiamo andare fondamentalmente a casa, alla stazione di polizia. Aspetta, ma se io... Cioè, le foto che io adesso, per esempio... Ok, allora, tab... database. Ok, questo tizio qua, posso mostrarlo a qualcuno? Nascondi, mostra tutto. Stando alla distanza tra le impronte, dovevo cercare due uomini molto grossi. Uno trascinava il suo piede destro, il che indicava una probabile ferita o una malformazione fisica. L'altro si muoveva in modo più controllato, perfino aggraziato, direi. Una bella coppia. Cioè, io non posso mostrare, per esempio, la foto di sto tizio a sto deficiente qua? Questo vorrei capire io. Perché se io faccio così... Resta da queste parti. Resta da queste parti. Ok. Se premo il tasto destro, tiro fuori la pistola. Non mi sembra il caso. Ok. Vorrei capire se c'è un tasto per tirare fuori gli indizi. Ma mi sa di no. Sospetto strage animali. Scelta utente. Resta da queste parti. Resta da... Ah, quindi in quel modo era automatica. Invece così scelgo io se fare l'aggressivo o cose del genere. Ok. Perché mi sembra che qui ho fatto tutto alla fine. Mi sembra aver fatto tutto. Vediamo se possiamo fare qualcosa qui. Da qualche parte qualcosa si deve poter fare, insomma. Mo tocca vedere. Piano terra. Prigione. Piano terra. Elaboratore e poligono di tiro. Laboratorio. Piano superiore. Ok. Andiamo al laboratorio. E non me lo ricordo proprio sta parte qua io. Niente di nuovo per me, Dino? Mi stavo giusto domandando quando avresti mostrato il tuo grugno da queste parti, McCoy. Abbiamo avuto i cadaveri degli animali di Ransiter, okay. Ma non c'era molto su cui lavorare. Mi do l'osseo. Circa il 50% erano veri, gli altri erano falsi. Allora Ransiter stava truffando i suoi clienti. I falsi erano lo stato dell'arte, lontani chilometri dalle schifezze che si trovano nella Animoid Row. Quindi roba che viene dai produttori di un certo livello. Di solito sono quelli che fanno lavori di qualità. Che mi dici delle ferite? La maggior parte erano colpi a bruciapelo, ma stiamo ancora esaminandone altre. Un coltello da macellaio? Potrebbe essere. Ma chi taglia più la carne? Ecco. Sto inseguendo proprio un bel gruppo di replicanti. Spero che la settimana prossima non ti debba ritrovare a estrarmi un coltello dalla schiena. Ok. Nient'altro?
La vernice nera che hai trovato sull'idrante è di una macchina da strada. Sei sicuro? L'angolo d'impatto era quasi frontale. E non ci sono molti guidatori di spinner così maldestri da urtare un idrante mentre atterrano o decollano. Ho sentito che hanno appena restituito la patente a tua moglie. Sei veramente un tipo divertente, McCoy. Vediamo se c'è altro. Quella cromatura che hai trovato fuori da Ransiter è di una Pontiac del 1995. La Pontiac, un bel set di ruote. Discrete, non quello che io definirei un classico. Nient'altro? Zero, amico. Ma dimmi tutto. Prova insieme, no? Che cazzo, ogni volta devo dire nient'altro, nient'altro. Ok, quindi è stato molto utile arrivare qui. Piano superiore. Allora, noi siamo arrivati dal piano superiore, immagino. Elaboratori e poligono di tiro. Andiamo qui. La criminalità urbana è aumentata nell'ultimo anno di un inquietante 26%, stando alle più recenti analisi del Dipartimento di Giustizia. Punteggio migliore. McCoy 0. Ah, ok, qui possiamo fare... Ha attribuito il fenomeno al notevole incremento... Possiamo fare allenamento. Guarda un po' chi c'è. Ray McCoy. Brian finalmente ti lascia giocare coi grandi? È arrivata la mia autorizzazione? Ci puoi scommettere. Hai con te la tua pistola? Non esco di casa senza... Steel si è allenata ogni giorno per 2 settimane. E i bersagli sono un po' rovinati. Credevo che Guzza ne avesse ordinati di nuovi. Non lo vedo quassù da un mese. Credo sia occupato. Pover'uomo. Scommetto che passa il tempo dietro le scartoffie. Non prenderlo sotto gamba, McCoy. Guzza può essere un tipo bello tosto. Mi ricordo che quando lavoravamo insieme... gettò dell'acetone su... lascia che te... Troppe chiacchiere, quindi? Apri la porta, Jack. Vai. Spero di non fare niente di male. Vai, Jack. Tocca a me. Mirare e sparare a tutte le minacce. Non sparare agli innocenti. Confermare il bersaglio come ostile prima di sparare. Ti pare facile? Dai. Dove sta? Oh! Io sto sparando a tutti, ma come faccio a sapere se il bersaglio è ostile o meno? No, mi sa che quello era... Oh, c'aveva il bambino in mano quello. Ah, ok, devo vedere se c'hanno la pistola in mano praticamente. Ho fatto un po' schifo, mi sa, eh. Vabbè, ma quella però... vaffanculo però, scusa, È difficile capire quali sono quelli ostili. Che sto... Sequenza completata. Procedere alla prossima postazione. Dove? Ok. No raga, questo per i tempi era ultra innovativo. Era ultra innovativo. Sta c'ha la pistola. Oh, c'aveva la pistola quella. No, c'aveva un bambino, c'aveva. Questa? Guarda che stronzi. Eccola, eccolo, eccolo. C'era uno qua dietro. Sì, Spider-Man. Quanti cazzo siete? C'è uno qua dietro. No, madonna. Dai, andiamocene. Sequenza completata. Procedere alla prossima postazione. Basta. Come si esce? Come si esce? Ah, devo andare a forza. Sequenza completata. Procedere alla prossima postazione. Via.
cazzo ne so? Di qua? Ah, ma ti sparano proprio? Oh, oh. Basta, voglio uscire. Madonna, è infinita sta cosa. No, dimmi che non me la devo far forza perché mi sparo. Ah, grazie a Dio. Ho fatto un po' di punti. Meno 14. Vabbè. Vabbè. Piano terra. Ok, piano terra, che cosa c'è? Ok, è praticamente la stazione di polizia fondamentalmente. Però qua non c'abbiamo nulla da fare. Poi c'è qui. Le prigioni. Mi lasceranno uscire? Non sono quello che prende le decisioni. Credo che ora sia il mio turno di portare la croce in nome della causa. Cosa vuol dire designer cut? Chi sei comunque? Lasciami solo per piacere, la mia emicrania non mi dà pace. Ah sì? Ah, fangulo allora. Dai, andiamo a lavorare, su. Andiamo soprattutto. E dobbiamo andare a riparlare con lo stronzo degli animali. Perché ci ha mentito. Non ci ha detto tutto. Infatti io ne approfitto e scappo. C'è più nessuno qua. Mi sa che non c'è manco lui. Ma posso entrare? Ho preso tutto quello che potevo. Ah. Ma io volevo parlare con lui. I suoi animali non erano quello che diceva di essere. Cioè quello che lui diceva fossero. Ma cazzo ho parlato. E allora l'unica cosa che mi rimane è Chinatown. Tornare a Chinatown e vedere se riesco a parlare con il tizio, perché c'ha il coltellazzo. È l'unico che c'ha il coltellazzo. Altrimenti non so come proseguire. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo, ok. Altrimenti non so veramente come proseguire. E questi erano giochi difficili, eh. Oh. Oh sì. Il Voidkampf è il test per capire se una persona è un essere umano o un replicante. C'è un test che mi piacerebbe facessi. Non ci vorrà molto. Test? Che razza di test? Una specie di test sulla personalità. Semplice routine. Routine, eh? Aia! Ah, stronzo! Cazzo, non me l'aspettavo questo, non me lo ricordavo. No, vabbè, raga. Aspettavo. Ma la musica pure. E le transizioni in 3D. Questo tizio? Un tizio grosso è passato da queste parti? Ma con quale calma? Forse. Ti avanza qualche cignien? Mi spiace, amico. Ho solo pezzi da 100. Dovrebbero andare bene. Questo stronzo. Ehi, nonno. Ah, un culo. Impronte? Totalmente privo di interesse. Ah no. Allora perché mi ci hai fatto cliccare? Che bello, raga. Pure gli inseguimenti. Cioè, in un punto in clicca, gli inseguimenti, gli spari. Questi erano avanti proprio. Erano avanti anni luce. Oh, eccolo. Rilassati. Non verrà ritirato nessuno, ok? Cosa vuoi da Zube? Solo parlare, tutto qui. Allora parla. Ci sono delle cose che voglio sapere. Polizia? Sono McCoy, Dipartimento Investigativo Replicanti. Investigatore di replicanti? Qualche volta ci chiamano Blade Runner. Leccate questo, lavoro in pelle. Oh, cazzo. Ma io ho sparato, non è morto. Ah, merda. Dove è andato? Di qua o di là? Di qua. Chiusa. Chiusa. Di qua. Ma io ho sparato. Cazzo, aperto di qua. Ma secondo me non gli potevo sparare perché gli ho sparato. Ok, è un replicante. Il tizio degli origami.
stava pure nel film. Dice che si sia meritato i gradi, McCoy. Ci sto provando. Continui così. Potrebbe avere un futuro in questo business. È quello che spero da quando faccio questo lavoro. Ho controllato con l'aeronautica militare. Pare che i suoi replicanti siano coinvolti nel massacro dello shuttle lunare del mese scorso. Aia. Hanno mai trovato lo shuttle lunare? È scomparso nel nulla. Bryant crede che si sia schiantato nel Keyport. Di quanti replicanti stiamo parlando? Abbastanza. Sono dei Nexus 6, quindi non batta troppo la fiacca. Colpito. Nexus 6 sono pericolosi. Il suo obiettivo se l'è squagliata? Che succede, McCoy? Si sente dispiaciuto per questo? Ho paura che il gioco sia finito. Vada a casa e si riposi. Sono certo che ne ha bisogno. Ah, ok, è un poliziotto lui. Qui? Cos'è, un vicolo? Ah, ok, si ritorna dietro al vicolo dove stava il barboon. Ok. Riparliamo un attimo con Chulao qua. Ci vediamo dopo, Aoi. Mi ha detto di andare a casa. Sì, perché poi i replicanti fondamentalmente li hanno usati come schiavi. Però, se qualcuno ha visto Blade Runner, sa che il filo conduttore è proprio questo. Il fatto che i replicanti vengano usati come schiavi. Non spoilerò, perché magari qualcuno potrebbe andarsi a vedere il film ora finalmente dopo aver visto questo video. Per guardare uno dei più grandi capolavori cinematografici. Numero di piano desiderato, per favore. Mai realizzato. McCoy, 88F. 88, prego. 88, grazie. No, grazie, ma scusa, ho detto prego, mamma. Chi è il miglior cane del mondo? Se non sbaglio si può dormire? Sì. No, sta andando direttamente da solo, sta andando fuori, forse deve parlare. No, cioè così così. Di tua spontanea volontà. Ritratto della mancanza di sonno. Ah, ok, non si dorme. Ah no, dorme, dorme. Ho qui una consegna per lei. Che cosa? Kingston Kitchen. Oh, sì, giusto. Aspetta un attimo. Questa è la gravità che c'è su Marte. Oh no, è circa un terzo di quello che abbiamo qui sulla Terra. Molto rilassante. Mi giri quell'interruttore, ok? Quando ti dico gira! Per favore, può tenere a bada il topo? Ma guarda che Ricky è un cane chihuahua puro sangue. Ed è del tutto vero. Come vanno le cose alla Tyrell Corporation? Noiose, noiose. Il vecchio Tyrell ultimamente è in un trip per Wagner, non sta mai zitto. Fate anche lavori all'esterno? Tesoro, io non vado mai fuori, mi farebbe male alle ghiandole. Che mi dice dei Nexus 6? Dovrebbe saperne un bel po'. Dico che dovresti andartene adesso. Cerca di capire bene, è molto importante per me, amico. Ora, dove sono le tue ricerche sui Nexus 6? Ho bisogno dei test, dei contatti, di tutti i lavori. Sono simulatore extraterrestre gravità. Poca forza c'hanno sti replicanti, eh? Ingoierai questo esplosivo. 3 secondi e ti puliranno via dalla sede della True Life in fondo alla città. No, lo giuro, non ho niente. Se lo avessi, te lo darei. La mia gente sta male e muore. Tu mi dirai qualcosa. Parla col dottor Tyrell. Dimmi qualcosa che non so. I progettisti degli organi, Morargi, Hannibal Chu, Luther e Lance, loro gli sono più vicini di me. Dove?
DNA Row! Stanno tutti lavorando al DNA Row! Che miserabile involucro, amico! No! No, ti prego, no! Figata. Allora, aspettate che suona il telefono. Spero che non ti sia accampato in casa con una bottiglia di tequila. Molto divertente. Chi dorme non piglia pesci, McCoy. Non si preoccupi, sono sveglio, tenente. Che c'è di nuovo? Hanno spappolato la testa a uno degli impiegati di Tyrell su tutti gli interni in marmo del palazzo della corporazione. Dentro? Esatto. Abbiamo una piccola e dolce notizia. Il sistema di sorveglianza di Tyrell ha registrato tutta la banda. Perfetto. Quanti erano? Uno solo. Non so se sia correlato alla storia di Ransiter o meno. Ma il servizio di sicurezza di Tyrell ti consegnerà un disco non appena arriverai lì. Stammi bene, killer. Ok. C'è stato un altro omicidio. Ovviamente sempre da parte dei replicanti. Io salverei il gioco. Io, se volete, posso anche continuare la serie, ma non so in quanti potrebbero essere interessati. Se siete arrivati fino alla fine del video, scrivetemelo nei commenti. E io spero che questo video vi sia piaciuto. È un video molto particolare, molto lungo, ma un video a cui tengo particolarmente, perché tengo particolarmente a questo gioco. Io auguro a tutti di nuovo buon Natale e buone feste. Vi ricordo, fatemi cambiare la scena, che trovate Blade Runner su GOG.com a un prezzo irrisorio per quello che è. Parliamo di un fottuto capolavoro, ragazzi. Qui parliamo di capolavoro. Secondo me questo è un gioco che va giocato almeno una volta nella vita. Io l'ho giocato più volte e lo rigiocherò a distanza di tantissimi anni di nuovo. Noi ci vediamo al prossimo video, vi auguro di nuovo buone feste, passate un felice Natale e ciao a tutti.